questo punto possiamo dire che Padre Pio ripropone questa idea di libertà che aveva Simeone, che propone la Sacra Scrittura. Una libertà fondata sulla obbedienza estrema al Cristo. Uso la parola obbedienza estrema perché sappiamo come era esigente con i propri figli spirituali nel dire: se il Cristo porta la croce, noi seguiamo il Cristo nella croce, e se questa croce significa impegno a liberarci dal peccato, cambiare le cattive abitudini, liberare il nostro cuore da tanti sentimenti che possono albergare, come la gelosia, l'invidia, ecco, è necessario questa obbedienza estrema a Dio per avere una profonda libertà. Ma guardandoci intorno ci accorgiamo che le cose non sono così. Basta uscire da questa chiesa, tornare a casa, basta accendere la televisione, guardare qualche notizia su internet, ci accorgiamo che viviamo in una società in cui si parla di violenza, di sopraffazione, e casomai ci scandalizzano episodi di violenza come la morte di Padre Roberto, come la morte di Willy, però ci scandalizzano di meno dei discorsi che spingono all'odio, spingono alla violenza, spingono alle divisioni sociali, che invece ci piacciono perché rasserenano la nostra paura, rasserenano il nostro desiderio di isolarci, di stare tranquilli. Padre Pio ci invita a guardare in faccia la realtà che ci circonda e a dire: io ho scelto una libertà che non viene dall'isolamento dagli altri, che non viene dalla paura, ma una libertà che mi viene da Dio. E all'interno di quella libertà che io divento segno di contraddizione in questa società, e probabilmente divento anche segno di contraddizione all'interno della Chiesa. Pensate come il Papa è diventato segno di contraddizione all'interno della Chiesa, dove c'erano delle gerarchie prestabilite, dove c'erano dei piccoli poteri, e questo Papa diventa segno di contraddizione all'insegna del Vangelo e all'insegna della misericordia di Dio. In tutto questo c'è un volto positivo della pastorale di Padre Pio. Padre Pio non si limita a parlare di questa obbedienza estrema a Dio, ma diventa un segno di una forza che Dio mette nel cuore dell'uomo quando è ripieno di lui. Una forza che diventa incoraggiamento, che diventa passione vera per l'uomo. Possiamo raccontare tantissimi episodi in questo senso. Ne voglio richiamare alcuni tra i meno conosciuti che possono aiutarci a comprendere con quale forza Padre Pio viveva questo suo amore per i fratelli. C'è una storia che riguarda una figlia spirituale di Padre Pio, Caterina Mo, è tra le fondatrici del gruppo di Biella, del Piemonte, un gruppo che ancora oggi è molto vivo nel Piemonte, il gruppo di preghiera di Biella. Ebbene, questa donna era un'operaia di un maglificio di Biella e sentiva questo bisogno di incontrare Padre Pio, lo pregava, e un po' in famiglia la prendevano in giro, un po' siamo nel 1940, stava per arrivare la guerra, c'era tanta paura e c'erano dei problemi economici. Racconta lei, occorrevano 7.000 lire per andare a San Giovanni Rotondo. Probabilmente era un po' tutto il suo stipendio di un mese, o forse anche qualcosa in più. E questa donna viveva questo suo desiderio, questo suo dolore, e pregava a Padre Pio. Un giorno una contessa, la contessa Rivelli, sempre di Biella, conoscendola, una persona che l'aiutava,
a volte lei faceva delle commissioni, dei servizi per questa contessa, la chiama e dice: senti, voglio farti un regalo perché così ti metti un po' di soldi da parte se avessi delle necessità. Gli regala 7.000 lire. Questa donna, pur non essendo benestante, forse questi soldi gli servivano anche per altro, decide di andare a San Giovanni Rotondo. E Padre Pio, appena la vede, dice: finalmente hai trovato queste 7.000 lire. Avevo proprio bisogno di incontrarti. Aveva seguito questa storia, aveva accompagnato questa donna. Lei poi disse a Padre Pio, la prima e l'ultima volta che vengo qui, dice: non ti preoccupare, tornerai, e tornerà diverse volte a San Giovanni Rotondo, troverà sempre qualcuno che l'accompagna e a sua volta diventerà un'animatrice, tanto che è tra le fondatrici appunto del gruppo di preghiera di Biella.